Da qui arriviamo in quadrupedia e controlliamo di avere le mani 90 gradi sotto le spalle, le ginocchia 90 gradi sotto le anche, ginocchia separate della larghezza anche, e le mani in linea con le ginocchia. Sguardo in mezzo alle mani e pensate anche di avere un bastone che si appoggia lungo la vostra colonna, precisamente sul sacro, sul dorso e sulla nuca, in modo tale da mantenere l'allineamento. Ora il soffio dell'aria attiva bene l'addome e poi scivola con braccio destro avanti, gamba sinistra dietro. Inspirando, rientro in quadrupedia. Cambio con gli altri due, scivolo. Inspiro, rientro in quadrupedia. E continuo alternando braccio e gamba, ne facciamo 6. Pensate di scavare un solco a terra con la mano e con il piede, mantenendo tutto il tronco fermo immobile. Quando ne abbiamo fatti 6, continuiamo il movimento. Allungo e da qui sollevo braccio e gamba. Inspiro, rientro in quadrupedia e vado. Ne facciamo 10. Pensate di andare a toccare con la mano e il piede le pareti opposte, mantenendo sempre il tronco fermo immobile e spingete bene a terra dalla mano e il ginocchio che rimangono a terra per mantenere questa stabilità. Solleva finché senti il bacino stabile e quando ne ho fatti 10 rimango su col braccio destro e la gamba sinistra. Spingo bene a terra la mano e il ginocchio che sono giù. Rimaniamo 5 respiri profondi. E quando sono al quinto, rientro in quadrupedia per cambiare con gli altri due. Scivolo, salgo, spingo bene mano e ginocchio opposti, allungo mano e piede in direzione opposta. 5 respiri. Al quinto rientriamo in quadrupedia. Da qui, sempre al soffio dell'aria, allungo una gamba alla volta dietro per arrivare nella posizione di plank. Inspiro, torno. Fai attenzione a riportare le ginocchia separate. Continuo alternando. Immaginate di avere una bacinella piena d'acqua sopra il bacino, quindi non deve cadere. Al prossimo rimaniamo in plank, spingi bene le mani, gli avampiedi, stop per 5 respiri. Tieni bene la pancia in dentro, spingi le spalle lontane dalle orecchie. Quando ho fatto il quinto respiro, scendiamo in plank sugli avambracci e rimaniamo 3 respiri. Spingi bene sempre dagli avampiedi, risucchia la pancia. Al terzo respiro scendiamo e arriviamo in posizione prona, pancia sotto. Controlliamo di avere appoggiati sul tappetino le anche ed il pube e di avere le gambe separate dalla larghezza delle anche. Appoggiamo la testa sopra le mani e spingo bene le spalle lontane. Da questa posizione facciamo 5 respiri, solo respirazione. Inspirando espando la gabbia toracica. Fuori l'aria risucchia la pancia. Pensate proprio di staccare la pancia dal tappetino. Espando la gabbia toracica e fuori chiudi bene le costole. Spingi l'ombelico alla colonna. E quando abbiamo fatto il quinto respiro, stendiamo le braccia in avanti, palmi delle mani che si guardano, pollici al soffitto e le braccia sono aperte della larghezza delle spalle. Lasciamo il naso a sfiorare il tappetino. Ora, partendo sempre dall'attivazione dell'addome, al soffio dell'aria allunga e solleva il braccio destro e la gamba sinistra. Inspirando, scendo. E cambio con gli altri due. Ne
Ne facciamo 10. Come in quadrupedia pensa di andare a toccare con la mano e il piede le pareti opposte, mi autoallungo e controllo di avere sempre le anche appoggiate al tappetino. Quindi solleva la gamba fino a che senti l'anca appoggiata a terra. Controlla la discesa senza sbattere a terra braccio e gamba. E quando siamo al decimo ci fermiamo. Inspirando ora solleviamo pochi centimetri da terra, braccia, gambe e busto contemporaneamente. Inspiro. Fuori. 5 volte. Pensa sempre di allungarti con mani e piedi in direzione opposta. Al quinto rimani su, comincia a oscillare braccia e gambe. Stiamo facendo swimming, nuoto. Rimaniamo su per 5 respiri, respiro attivo, addome forte. Quando sono a 5 respiri mi fermo, scendo piano e porto le braccia piegate vicino ai fianchi. Controllo di avere le mani vicino al petto, stringo i gomiti e spingo le spalle lontane dalle orecchie. Prendendo aria, sollevo completamente il bacino, stendo bene le braccia. Rimango. Spingi bene le spalle lontane dalle orecchie. Mantieni l'addome forte, rimaniamo per 3 respiri. E quando ho fatto 3 respiri, cammino in avanti con le ginocchia. Le raccolgo all'interno delle mani e con la fronte vado a cercare le ginocchia. Scarico la colonna. Rimaniamo qui per 5 respiri.